Benvenuto Angelo Bona, che è un medico anestesista, psicoterapeuta, benvenuto, e presidente dell'associazione italiana appunto ipnosi regressiva. Allora, però uno può sempre stare scettico, dottore, mi scusi, c'è una prova scientifica della validità delle vostre procedure, cioè questa ipnosi che permette di andare così indietro fino addirittura a ipotetiche vite precedenti? Cioè, io non mi pongo il problema, il quesito, se dimostrare o meno scientificamente la reincarnazione, sì. Come non mi pongo il problema se dimostrare scientificamente l'esistenza dell'anima, di un sorriso, dell'amore. Cioè, diciamo che lei non si è fatto troppe domande. No, me ne sono fatte molte, perché la mente pone tanti distinguo, ma non dà mai delle risposte. Sono temi molto delicati, però, non è che... Come si fa una regressione? Che cosa accade quando ha un paziente davanti? La regressione davanti? Non la produco io volitivamente sul paziente. Il paziente ha un libero arbitrio e quindi decide di entrare nel proprio sé, nel proprio mondo inconscio, profondo. Praticamente il nostro, non nemico, ma il nostro interlocutore per mandare una persona in una condizione di trance è la mente. Bisogna continuare a dire a una persona: la tua mente non sa, ma non è una bugia, è vero, la nostra mente non sa, non sa l'infinito, non sa l'oceano, non sa la trascendenza, non sa Dio, la nostra mente è molto limitata, noi gli abbiamo dato una grandissima autorità che spesso è diventata scienza, non a favore dell'uomo. Adesso ascolteremo insieme qualcosa di veramente unico da commentare poi insieme al professore. Grazie al dottor Bona, siamo venuti in possesso di documenti che non sono mai stati visti e trasmessi prima d'ora. Sono documenti esclusivi, soggetti che sotto ipnosi descrivono le loro vite precedenti, la loro regressione. Vediamo questo servizio e ascoltiamo. Non c'è grano, no. Il faraone lo vuole, sì, lui vuole. C'è un simbolo, devo scriverlo tante volte sulla stessa riga. Non mi piace scrivere, devo scrivere. E lei è bella, e ha una bella carnagione scura, un abito semplice e celeste, e gli occhi neri, profondi, brillanti. C'è gente che segue Gesù, però lontana. Ho trattato male le altre persone in passato, sono in gestazione dentro la pancia di una donna. È un ambiente un po' strano, sembra di essere in un tunnel. Sto nascendo, è stato molto faticoso. Sei un bambino in fasce. Sì. Te l'ha stretta la mamma, le tue fasce. Forse. E non riesci a respirare. No, no. Guarda, adesso io ti allargo le fasce. Beh, in effetti fanno molta impressione, certo. Allora, le prime mi sembrano un po' più mistiche, quello che vede Gesù là lontano, cioè, le ultime due, forse quelle che colpiscono di più, addirittura uno nel ventre della madre e l'altro che sentiva le fasce troppo strette, quindi un neonato. La prima è una regressione doc ai tempi di Ramses, e anche qui diciamo è una prova scientifica della reincarnazione, è un documento che proviene da un inconscio di una paziente che muta il suo tono di voce in una voce maschile, che ha risolto poi dei problemi psicologici suoi propri attraverso questo regredire, perché la regressione non è fine a se stessa, ma ha delle finalità terapeutiche. È la psicoterapia che cura, ma la regressione ipnotica è uno strumento importante per fare terapia. Sono documenti che dimostrano come la regressione possa essere o documento di, tra virgolette, una vita precedente per chi ci crede, certo, oppure regressione a tempi neonatali. Professore, ma al di là di crederci o non crederci, nel senso che sia davvero che esista davvero la regressione oppure no, è la reincarnazione, ma poi questo tipo di terapia è utile al paziente in qualche maniera? Cioè, lei prima diceva è guarita una paziente.
devono essere selezionate bene le persone che si sottopongono a ipnosi regressiva, quindi persone che hanno una nevrosi. Cioè non tutti possono essere sottoposti. Ma lei personalmente che ci credo? Io personalmente credo nella vita, credo nella reincarnazione. A livello di fede, anche Einstein ci credeva ed Edison. Thomas Edison dice è impensabile che una vita sulla Terra non possa riprodurre un'altra vita sulla Terra. Quindi la religione cristiana non ci crede, l'ebraismo non ci crede. Valuto molto bene la religione cristiana. Per un paziente quanto ripete questa pratica di regressione? Basta una volta sola oppure ci sono è molto variabile, più terapie e raccontano poi sempre le stesse cose? Cioè ritornano sempre negli stessi luoghi? Cioè io cerco di portare il paziente su una vita precedente, non su più vite precedenti, quindi hanno interiormente come un percorso da dipanare, da svolgere. Professor Bona, come si intitola il suo libro? Una stazione nel cuore. L'ipnosi regressiva percorre i binari di una vita precedente. Lui si chiama Bona, è stato con noi, grazie insieme con Cinzia. E adesso un minuto, un libro con Arnaldo Colasanti. A più tardi.